Salve, sono Sebastian Biollo, sono uno studente di UniPD, sono al primo anno di informatica e oggi sono qui per spiegarvi Genetic Adversarial Network, abbreviato in GAN, e vi spiegherò che cos'è, come funziona e alcune applicazioni di esse, molto brevemente comunque. E che cos'è GAN? Allora, GAN è un'architettura neurale composta da due reti che competono tra di loro. È un algoritmo di tipo unsupervised, vuol dire che non ha bisogno di sapere in anticipo se l'output che producerà sia giusto o no. E grazie a questa sua feature riesce a mimare, ad imparare a qualsiasi distribuzione di dato, quindi non soltanto immagini, ma anche audio e video. Come funziona? Allora abbiamo appunto queste due reti, una è il generator e l'altra è il discriminator. Il generator si occupa di generare un'immagine che deve assomigliare sempre di più al training set, a delle immagini presenti nel training set, ma non proprio uguali. Mentre il discriminator avrà il compito di confrontare l'immagine del training set e l'immagine che ha generato il generator e decidere se questa immagine è abbastanza simile oppure no a quella del training set. E si continua così fin tanto che il generator non riesce a generare un'immagine simile abbastanza al training set ma non uguale, aggiornando i vari parametri. Questo è un esempio di architettura di ResNet, architettura di GAN, e si chiama SR ResNet, abbreviato in Super Resolution ResNet. Appunto, come vi dicevo, c'è la parte del generator e la parte del discriminator. E, il generator prende in input un array random, di solito di grandezza 128, di valori completamente random, e che vengono usati poi per generare l'immagine, e il numero totale di label. Potete messare label come alle varie tipologie di animali, per esempio cane, gatto, topo, eccetera. In questo caso ne abbiamo 34. Da qui genera un'immagine di grandezza 128x128. La fa passare per tutto il network, soprattutto in questi 16 residual blocks che sono proprio caratteristici di ResNet, fino ad arrivare alla fine che restituisce in output un'immagine 128x128. In questo caso abbiamo questa grandezza, ma potrebbe essere anche 256x256 o via così. Il discriminator prende in input l'immagine del generator, come dicevo prima, la fa passare per tutti questi layer, per fare un'immagine grande 1024x1. Da qui restituisce un array, restituisce sia questa immagine sia quanto pensa che questa immagine appartenga a uno specifico label. Appunto, se abbiamo un array di 34 label, restituisce un valore tra 0 e 1 di quanto è sicuro che sia quel label, 1 se è completamente sicuro e 0 vuol dire che pensa che non sia di quel label. Varie applicazioni di GAN sono per esempio la creazione di immagini di celebrità che assomigliano a celebrità ma in verità non esistono veramente queste persone, oppure, come vi dicevo prima, con l'architettura che abbiamo mostrato prima, il miglioramento da un'immagine di bassa qualità ad alta qualità, o anche la trasformazione di domini tra, per esempio, un cavallo e una zebra, vengono scambiate le caratteristiche dei due e per far sembrare un cavallo una zebra, una zebra un cavallo. Ma GAN è continuamente in sviluppo, vengono creati algoritmi nuovi, viene usato anche per la segmentazione di immagini o style transfer di immagini, insomma.
Ma l'applicazione che ha fatto più di tutti scalpore con questa architettura è stata la creazione di personaggi anime e manga su, con GAN emessi nella blockchain di Ethereum e vengono proprio scambiati e venduti tra persone attraverso smart contract, per chi li conoscesse. È un'idea, cioè sono riusciti a creare un vero e proprio business soltanto con questa vendita di immagini di anime. E è un'idea simile a CryptoKitties, per chi li conoscesse. Se volete, per altre informazioni c'è su crypico.ai, in cui spiegano il loro progetto. Quindi, interessato dalla loro idea, ho pensato di provare a simulare quello che hanno fatto loro, e quindi ho creato anche una mia repo dove creo immagini di personaggi anime. E l'ho scritta in Python usando il framework PyTorch. Se fossi interessati, questo qua è il link. Dettagliato con anche altri vari esempi. Qui vi mostro alcuni risultati che ho ottenuto, tutta la generazione. E alcuni risultati sono venuti bene, altri no. Ci devo lavorare ancora su, ma intanto è un inizio. Questo è tutto. Io ho finito, se avete domande. Nessuno? Scusa? Non ho capito. Per l'audio che applicazioni ci sono tipiche? Ora non ne ho idea, però sicuramente esistono architetture apposta per generare audio. Per esempio, ho visto molte applicazioni che prendeva come un dataset canzoni di pianoforte di Beethoven, Bach, Mozart e riproduceva una canzone inventata completamente da GAN, nuova, anche ascoltabile, diciamo, solo che ovviamente non è ancora perfetto. Allora, belle GAN abbiamo visto che funzionano avendo un dataset di riferimento e poi avendo due reti che cercano di, sì, uno appunto di simulare il dato di riferimento e l'altro di distinguerli. Finché si tratta, ad esempio, di disegnare delle cifre, è chiaro quali sono i dati di riferimento e qual è il risultato. Per lo style transfer come funziona? Cioè non è che noi possiamo dire che questo è il dataset dove io ho trasformato delle zebre con lo stile di, non so, di questo pittore, di Picasso, per dire. Sai per caso come hanno fatto appunto a usare il dataset di riferimento per lo style transfer? Allora, ho studiato style transfer, ma non l'ho studiato con GAN, quindi non saprei riportartelo appunto con GAN come funziona, ma l'idea penso sia sempre la stessa, alla fine, di avere due reti che competono tra loro per generare un'immagine. E non so effettivamente cosa cambi nei vari layer della network. Ci sono comunque paper, li trovi tranquillamente su internet. Non saprei risponderti, però. Altre domande? Grazie dell'ascolto.